a tutti e benvenuti a questa nuova guida di coach. Oggi andremo a vedere come fare a installare in un PC moderno Grand Prix Legends, titolo del 1998, sviluppato dalla Papyrus e distribuito da Sierra, e uno dei simulatori di guida più adorati e supportati dalla community tuttora nel 2024. Mi trasformerò in bianco e nero e andiamo a vedere la guida. Ok, per fare questa guida serviranno due semplici cose. La prima è il disco originale di Grand Prix Legends, oppure una ISO che per andare a trovare vi lascio il compito a voi, cari bei pirati della rete. Il titolo è attualmente Abandonware nel 2024, comunque. Fate vobis. E la seconda cosa è questo simpatico installer, vi metterò il link in descrizione, che semplifica la vita di tutto. Easy installation guide. Ok, una volta caricato il disco, abbiamo bisogno di un simpatico programma chiamato GPLPS. Eccolo qua. Scaricate la versione 1.08. Il vostro computer si lamenterà, probabilmente perché alcuni lo possono vedere come un virus. Comunque, una volta che l'avete scaricata, sì, potete avviarla. GPLPS, GPL install beta. Bidi bip, ed eccolo qua. L'installer anche in italiano, quindi non avete problemi di lingua. Teniamo il disco. Qua vi dice la cartella in cui installarlo. Io ce l'ho già installato, quindi facciamo GPL underscore 2. E qua vi dice più o meno che cosa c'è. GPL, varie patch, plugin per il suono da varie versioni. I raster OpenGL o andare in 3D, le versioni aggiornate della macchina e da chi aggiornato. Un sacco di cose, le piste aggiornate, effetti di fumo, di tutto, insomma. GPL underscore 2 perché ce l'ho già installato. GPL 2, e magari qua non creiamo le shortcut perché ce le ho già. Oh no, forse meglio una desktop. E questo mi installerà due versioni patchate del gioco, una 1.2.0.2 che vi servirà per le mod e una 1.3 che invece è patchata dalla community e si può avviare direttamente. Aspettiamo che l'installer installi il mondo. Tutto già aggiornato e bello pulito. Ah, scordavo, ha già la compatibilità con i controller, già di per sé. Sta installando tutto quello che devi installare. Procedura è molto veloce, molto semplice. Quasi finito, qualche attimo di pazienza ancora. GPL tra l'altro ha anche una marea di mod. Poi vi farò, se volete, ditemelo nei commenti, vi farò una guida anche per come installare le mod. O meglio, prima me le imparo e poi vi faccio la guida. Perché ci sto un po' litigando. Spoilerino. Ok, vi dirà di riavviare il sistema. Io per ora faccio finta di averlo riavviato e di averlo installato per un'altra volta. E invece vi avvio la versione che avevo già installato. Andiamo a vedere allora se questa volta è la volta buona in cui riusciremo a avviare Grand Prix Legends. È la tipo la quinta volta che ci sto provando. Sembrerebbe di sì. Ok,
Eccolo qua, in tutta la sua Cosworth DFV potenza, Grand Prix Legends. Raccomandato l'utilizzo almeno di un controller, meglio di un volante. Io utilizzo un bellissimo controller Xbox Series X che sto rivalutando. Player info, dovrebbe funzionare tutto. Tra l'altro, da qui potremmo divertirci con un sacco di altre cose interessanti, tipo installarlo su Steam Deck. Oppure installarci la marea di mod che ha a disposizione. Ma per ora andiamo a vedere se tutto funziona. Per esempio con una bellissima onda. Diamo un po' di allenamento nel circuito. Ticchialami. Tipo Grand Prix, tipo di danno realistico e vediamo un po' se funziona. Ti diamo un piccolo rombo. Ok. E questo è quanto. Sì, ricordo. Ed ecco qua che partiamo con la nostra bellissima Honda Ra 300 in quel di Kyalami. Come vedete ci sono già le mod che migliorano la grafica. Molto fluido, sta girando su Windows 11 con le DirectX 3D V2. Direi che il risultato è fluidissimo. Esatto, dire praticamente perfetto. A differenza del mio stile di guida. Ok, questa è la versione aggiornata della pista, con la grafica, anche la grafica dell'auto è aggiornata rispetto all'originale, anche se le mani sembrano quelle dell'originale, le gomme non lo sembrano per niente. Questa è una simpatica pista di Kyalami. E non ho la sesta. Andiamo a vedere come ci schiantiamo bene. E con questa testa coda direi che può bastare così. Rieccomi di nuovo nella versione a colori. Vi è piaciuta questa guida? È stata molto semplice, ma il bello deve ancora venire. Abbiamo una guida anche per installare GPL su Steam Deck e quindi utilizzare i comandi di Steam Deck. Devo dire che sono abbastanza comodi come quelli dell'Xbox, quindi ci sta. O installarci le varie mod, che è una cosa ancora più interessante che andremo a vedere recentemente. E che dire di installare le mod su Steam Deck? Ci stiamo lavorando. Vediamo. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa. Il vostro buon coach vi saluta e vi rimando a una prossima guida. Ciao!